La signora Spampanata emette in tale data un nuovo assegno di 500.000 lire, che subito viene presentato per il pagamento. Tale assegno è da considerarsi a vuoto o può essere Allora, riscosso? No, può essere riscosso. Aspetta un attimo. Si fa il Allora, può essere riscosso o no? Aspetti, Prima che dici. La signora ha messo prima l'assegno 4 mesi. Le date! Se hai messo l'assegno 10, 13, 400, lui, lei aveva la disponibilità solo di 100.000, quindi l'assegno successivo lo poteva fare solo di 100.000. Infatti, guarda. Sì. Appunto. Mi riprendene, scusa. Ho presentato quello precedente. Sì? Adesso, no, non lo presentavo. La banca che ne sa che è stato messo? No. Non è che c'è un termine nella presentazione, io posso presentare in qualsiasi momento, purché ci siano i fondi, viene pagato. È vero, può essere riscosso, naturalmente. Soltanto che l'assegno viene addebitato, che significa addebitare? Al cliente. Dare l'assegno al cliente. No, debito. Che viene messa a debito del cliente nel conto. Di dare dal conto del cliente. Cioè ancora la differenza tra debitare e No. Con la data di emissione come valuta. Non può essere constatato, altrimenti sarebbe soggetta al bollo sulla cambiata, sarebbe come la cambiata. Però se viene presentato in banca, constatato viene pagato. Non può venire posto. Adesso viene pagato. Adesso vai a scoprire se non l'hai già fatto il QA, oppure preparati ad affrontare il giallo o l'avventura, altrimenti sfida Angel Papaflor e fai un'altra scelta. Ma abbiamo scelto di questo. Hai controllato sul consegno, mi pare che avete visto. Sì, bene, allora.